Siamo a Firenze in un incontro, dibattito che ha coinvolto molti specialisti, non solo provenienti dalla regione toscana, ma anche da altre regioni, per cercare di creare proprio un network sulla gestione dei pazienti affetti da micobatteriosi non tubercolari. Abbiamo cercato di capire meglio l'importanza della gestione a livello ambulatoriale di questi pazienti con il dottor Maurizio Ferrarese. Dottor Ferrarese, lei lavora in un centro che si occupa sia di NTM che di micobatteri tubercolari. Ce lo descrive un attimino e qual è appunto il centro? Allora, il centro è l'Istituto Villa Marelli, è il centro regionale di riferimento per la cura della tubercolosi e ci occupiamo storicamente da sempre di malattie da micobatteri e quindi nell'ultimo periodo anche di micobatteriosi non tubercolari. Fa parte dell'ospedale Niguarda a Milano. Ecco, tra i punti critici della gestione di questi pazienti c'è la diagnosi. Quali sono le problematiche più importanti a livello diagnostico? Allora, le problematiche più importanti sono date appunto dalla ricerca dei micobatteri nei campioni biologici, nell'espettorato in particolare, e poi anche la valutazione dell'evoluzione della malattia, perché non sono pazienti acuti, ma sono pazienti tra virgolette cronici e per cui c'è tutto un lavoro di studio e di elaborazione nei confronti di questi pazienti. Cioè non c'è la necessità di iniziare subito un trattamento quando noi scopriamo che c'è un micobatterio non tubercolare, ma bisogna valutare diversi criteri, un criterio clinico, l'evoluzione radiologica e appunto le caratteristiche microbiologiche. E i sintomi chiave per cui poi si fa sospettare un NTM quali sono? Allora, i sintomi sono diversi, subdoli e possono essere anche presenti separatamente e sono l'astenia, la tosse, la presenza di catarro, la febbricola, la sudorazione notturna. Per quanto riguarda la gestione, poi quindi il trattamento dei pazienti, quanto dura e con cosa oggi vengono gestiti appunto nei vostri ambulatori? Allora, il trattamento per le micobatteriosi non tubercolari è un trattamento lungo e non facile, è un po' un percorso a ostacoli perché le terapie sono polifarmacologiche, devono essere assunte per almeno 18-24 mesi e per cui è un patto di cura che si fa con il paziente in cui noi collaboriamo per l'assistenza e il paziente deve essere disposto ad assumere questi farmaci, ad assumere i farmaci. È per questo che noi lavoriamo in un ambulatorio dedicato è dove possiamo concentrarci sull'assistenza stretta al paziente. Ecco, qual è la partecipazione dei pazienti? Cioè, sono aderenti alle terapie e le terapie soprattutto ogni quanto vengono somministrate? Allora, l'aderenza alla terapia è il momento più importante del trattamento dei micobatteri non tubercolari. Le terapie sono in genere quotidiane con più farmaci. Il cardine della terapia è dato dalla rifampicina, dai macrolidi e dall'etambutolo, con tutti i possibili effetti collaterali. La terapia è quotidiana e può essere fatta benissimo al domicilio. I controlli in genere sono mensili o ogni 2 mesi e per cui gestiamo questi pazienti. E quali sono i principali effetti collaterali? Visto che diciamo sono variegati, ma i principali che vengono riferiti quali sono? I principali sono l'intolleranza epatica. Sono effetti sull'apparato gastroenterico, ci possono essere effetti sulla vista, neurite ottica anche sull'udito. Ecco, come arrivano i pazienti al vostro ambulatorio? C'è un contatto col medico di medicina generale? Ma in genere vengono inviati dallo specialista quando viene il dubbio appunto della presenza della malattia, o se no accedono al nostro centro pneumologico dove fanno gli accertamenti e arrivano già con la diagnosi, e altri invece arrivano in quanto il nostro centro, diciamo che è famoso, e per cui o col passaparola o perché guardano su internet o perché sono inviati appunto da altri specialisti.